Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e cerchiamo di superare per questo video almeno i 500 like. Ragazzuoli, conto su di voi, mi raccomando non togliere neanche un like in meno perché oggi dobbiamo oscurare. Detto questo, recuperate al termine di questo video tutti gli altri che ritrovate qua sopra nelle schede e buona visione! Boys, tutti e bentornati oggi su Dokkan Battle Jap. Ragazzuoli, come vedete a schermo, hanno rilasciato questa mattina lo sfondo preappunto dedicato al Natale. Quindi mi raccomando, mettetelo ragazzi, perché è veramente veramente figo. Per chi come nello scorso video non sapesse come si mette, opzioni, meglio dire impostazioni, quarta riga, ed ecco qua ragazzi lo sfondo. Oltre a questo hanno regalato per appunto nei gift questa mattina sia lo sfondo che la stone rossa che il Goku celebrativo per appunto di Natale, e se non mi sbaglio anche per le campanelle che ancora oggi non ho capito ai che servono. Però comunque vi faccio vedere cosa è possibile prendere per appunto sia con la stone blu che ovviamente ho shoppato e anche con la stone rossa. Allora, con la Stone Blue ragazzi è possibile prendere Trunks, Mergetech, tutti per appunto i God Leader e alla fin fine anche i Demi God Leader, quelli relativi più vecchiotti, e anche altri personaggi che ovviamente vi sconsiglio tutta la vita, in particolare un Old Kai. E di base ragazzi, visto che è stato anche annunciato, se non moderato, l'ESA di Mergetech, io vi consiglio di prendere o Mergetech o VCPGL ESA, che comunque è un ottimo ESA. Poi con la Stone Rossa ragazzi, visto che è disponibile a tutti, mentre la blu è da shoppare, con la Stone Rossa abbiamo ragazzi Vegeta CDR, Goku Super Saiyan 3, Perfect Cell, comunque è ottimo, Gohan, Broly, Freezer, Babyrus, Janemba, Vegeta, Kid Buu. Ecco, Kid Buu se non avete un ottimo ESA, comunque un ottimo buffer. Poi ovviamente altri ESA che man mano andiamo in basso perché sono meno forti, nel senso meno utili. Metacura ovviamente è uno dei migliori, ma comunque rimane un attimino, sì, sono più sottotono rispetto a un Kid Buu. Poi lo stesso va Vegeta e Trunks ragazzi, anche loro non sono da scartare. Comunque ragazzi, anche qua vi consiglio di prendere o un FBF o un Beerus o uno Geneva, è comunque ottimo, un Kid Buu, oppure volendo un Gogeta SDR, comunque è un ottimo ottimissimo ESA. Ecco qua ragazzi, quello che è possibile prendere con le campanelle, ho appena notate a dire il vero, ed ecco qua ragazzi tutto quello che si può prendere con le campanelle. Io ovviamente vi sconsiglio tutto al di fuori di Ultkai perché secondo me sono ovviamente la parte più interessante e importante ovviamente. Ma comunque ragazzuoli, oggi noi siamo qua per pullare, se non vado errato questo è un Rising, sì ragazzi un Rising, perché a volte questa scritta la cambio, non mi confondo sempre di più. Rising ragazzi, nuovissimo Goku LR, noi andiamo subitissimo a vedere il banner, che ovviamente come tutti i Rising farà schifo a parte il nostro Goku. Ecco il nostro Goku ragazzi che vogliamo assolutamente. Continuiamo con altri personaggi che non ve lo sto neanche a dire, fanno tutti cagare, ragazzi, a parte questo Vegeta che forse è l'unico, ma il resto è difficile, vabbè, lasciamo totalmente perdere. Ragazzi, ovviamente vi ricordo che ogni multisummon non darà 10 coin gialli, come le classicissime leggendary summon, ma darà i coin blu, e con i coin blu ci si prende i Kai, ragazzi, ci si prende i Kai, e se non mi sbaglio anche qua i Waffi, esatto, anche questa roba qua, ma Kai, a prescindere i Kai. Ragazzi, noi partiamo con tre singolette e poi 5 multisummon. Speriamo in qualcosa di veramente veramente ottimo. Mister Satan, no, è solo Buu. Bene, si inizia alla grande ragazzi. Niente, Mister Satan su Buu. Ok, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, dammi il Super Saiyan 3. Peccato, che okay, vabbè, ci sta. Ok, Goku, SR, dai. Tra l'altro ragazzi, nel video di ieri dico se pullare o non pullare su questa batch. Se ve lo siete perso, recuperatelo prima di pullare, perché comunque lo ritrovate qua sopra delle schede, mi raccomando. Detto questo, prossima singoletta. Dai, questo Goku mi piace una sassata, ragazzi, lo voglio. Krillin C18. Attenzione, Krillin C18 dovrebbe essere PG Banner, ragazzi. Dovrebbe essere PG Banner, oh, attenzione. Oh, mamma mia, pensavo mi dava Goku in singolo, ragazzi, si smattavo. Comunque, sì, PG Banner, ma va bene, che PG Banner. Ovviamente ci sono 40 PG Banner, quindi lasciamo perdere. Ultima singoletta di giornata. Dai, ragazzuoli, che animazione.
Trunks e Yamcha, vabbè, questo è Shaft, ragazzi, potremmo skipparla, ma non c'è lo skip come su Legends, quindi peccato. Va bene, dobbiamo goderci l'animazione troll, l'animazione brutta. Che bello. Grazie Dokkan, ti vogliamo tutti un grande bene, speriamo che ti vorrò bene, cioè fatti volere bene a fine video, quello è un po' il mood. Ok ragazzi, prima multi summon di giornata, dai, mani al cielo, vediamo un attimino, C17, che cazzo vuol dire C17? E basta. Solozian, Resiello, ok. Mamma mia, già ho paura. Comunque se intendete ragazzi, per il Rising è la patch migliore per pulare l'LR. È in assoluto la patch migliore. Ora, se poi shaftate è un altro discorso. Però intendete Rising è la patch migliore in assoluto se volete portarvi a casa più LR rispetto alle altre patch. Quindi sto parlando di una Legendary, di un Dokkan Fest con l'LR al suo interno. Quindi è un attimino sì la patch migliore, quella per prendere l'LR oltre alla patch colore. Quindi ok, quanto è faticoso pullare su una Legendary quando vuoi una sola LR su 50. È veramente, è angosciante come cosa. Comunque ho spaziando di prima multi e beh Shaft, non gli possiamo dire niente. Siamo già, ah ok, ogni multi ti dà questo Goku. Ci sta, ci sta. Azzuoli, andiamo a stecca, belli fronti che prontelli. Prossima multi summon, dammi un'animazione figa. Beerus, Trunks, Chozu e Majin Buu. Oh! Risdoro, ragazzi, Vegito! LR! Ragazzi, LR! Fermi tutti! Non avevo visto il Quick che dovrebbe cavarsi. Quello dovrebbe essere il Quick. Quando ti dici nel Goblin si chiamerebbe Quick quello. Può essere il nuovo Goku. Noi cerchiamo essenzialmente solo il nuovo Goku. Vegeta! Mi mancava, vabbè! Mi mancava, però volevo il nuovo Goku. Prisoner LR, GG, va bene. Mi mancava. Va benissimo così ragazzi, non possiamo buttare io nell'R che non avevo. Nappa, vedete comunque i rate sono un attimino migliori rispetto a una Legendary Summon. Ok, continuiamo. Vegeta, dammi un antillere della stessa multi, sbrocco male. Se c'è il Goku la ribalto la sedia ragazzi, ve lo dico. Ribalto la sedia se c'è il Goku ragazzi. Ok, non so se ce l'avevo, forse l'avevo. Ma come, oh, mamma mia, la posa sembrava Goku. Mamma mia ragazzi, stavo già sbruccando perché cavolo, c'è quei capelli centrali, già stavo sbruccando. Freezer LR, non l'avevo, GG a bestia. Un'altra LR che non avevo portato a casa ragazzi, questo è l'importante, portare a casa l'LR che non hai. Prossima multi summon, dai, ovviamente ragazzi voglio sapere anche cosa avete trovato voi. Ovviamente TR, Chozu e Yamcha, PG Banner. Il problema è che di tutti i PG Banner ragazzi sapete bene cosa c'è nel banner, quindi è brutto sperare in un qualcosa di veramente grosso con animazione PG banner, poi spaziando easy. Questo ragazzi è un uovo di merda tra tutti quelli, lasciamo totalmente perdere. Ok, Giacomo, dai ragazzi, ci credo, questo Goku lo voglio, questo Goku veramente mi piace un casino, lo voglio tantissimo, lo voglio veramente tanto. Che Trunks è questo? Lo vedo. Ah, è quello di C13, non lo vedo, va bene. È quello della patch C13 se non mi sbaglio, quindi ok. Non l'avevo. Va bene così, non dovrebbe essere PG Banner, quindi in teoria non dovrebbe essere lui. Ecco il PG Banner. Era meglio se era lui PG Banner. Che brutta situazione. Phaser LR ok, ma il resto non è che mi piace tantissimo. Allora, io faccio un piccolo rito propiziatorio perché questo Goku ragazzi mi piace una fracca, tipo... Ok, l'animazione la vedo per la prima volta. E ci sta a dire il vero, pensavo fosse un qualcosina di più animato, ma ci sta. È figa, non gli possiamo dire niente, dai Goku escimi. Ok, dai, prossima e penultima multisummon di questo video purtroppo. Animazione figa, dammi animazione figa. Guarda è piccolo, dai, guarda è piccolo, ci sta. Inizieremo su Merzian. Ok, Gohan è piccolo. Speriamo in un qualcosa di figo, ragazzi. Anche perché, vi ripeto, di tutte le LR, a parte quelle che non ho, su Merzian 3, si ferma al 3. Voglio essenzialmente solo il nuovo Goku. Essenzialmente, sì, voglio lui. Non voglio altri LR. Vabbè, Freezer ci sta. A dire vero, neanche ci pensavo. Freezer non lo avevo. Va bene così. Ma essenzialmente voglio quella LR e basta. Proprio di base voglio quella. Non voglio altro. Ok, piccolo. Aia. E PG Banner, questo è PG Banner. Aia. Abbiamo già shaftato, mi sa, questa multi. Quel piccolo è PG Banner. Il problema delle animazioni PG Banner è questo: è che la maggior parte delle volte vi esce
quello che non volete vedere è brutto, mentre le animazioni delle R, meno male, sono delle R, nel senso, a volte anche il PC Bundle, le animazioni di Bundle può essere una cosa figa, però la maggior parte delle volte si deve avere tutto il contrario, quindi... Ultima, Multi Summon, dice un altro ragazzi, dammi un'animazione figa, dammi un'animazione, ti prego, Dokkan, ti prego. Oh, Mae Trunks con Whis, attenzione, questa è nuova, Mae Trunks con Whis, c'era Trunks con Mai, figa, oh, buono. Vabbè, se semplice banner, a dire il vero. Ok, Bye Guys classico. Double Crack, LR, LR ragazzi, Double Crack c'è l'LR. Double Crack ragazzi, Double Crack, ok. Dovrebbe essere l'R, ragazzi. Double Crack dovrebbe essere. Un Rising dovrebbe essere l'R. Quindi speriamo sia nuovo, ragazzi. Ok, Vegeta. Continuiamo. Trunks. Penso sia nel GSSR. Oddio, pensa fosse Beerus LR. Non portava full ability Beerus LR. Non è che lo schifo. Ok, spero l'R. Non vorrei sbagliarmi, ragazzi. Non vorrei sbagliare le animazioni. Non vorrei sbagliarle. Non lo avevo! Non lo avevo, baby, ragazzi. Da quanto tempo è che aspettavo, baby? Va bene, non è che l'aspettavo, però è un'altra LR che non avevo. Cioè, comunque, siamo due LR su due che non avevo. GG a bestia, ragazzi. GG a bestia. Tanta robetta. Comunque, per questo video, ragazzi, è tutto. Ovviamente non vi sto neanche a dire cosa mi compro con i Kai, perché gli altri personaggi, neanche, cioè, con i punti, quelli blu, con i coin blu, perché comunque non vi sto neanche a dire che, nel senso, Kai tutta la vita. Non sono mai abbastanza, cari ragazzuoli. Comunque, per questo video, ragazzi, è tutto. Nel complesso, non mi è uscito di nuovo Goku, ma mi è uscito Baby che non avevo e FPF, ragazzi. Quindi va benissimo così. E nel mente vi lancio una sfida: se questo video supera i 500 like entro mezzanotte, e ve la butto là, ci sarà un altro pull sul canale, sempre su questa faccia. Perché vi ripeto, Goku non mi è uscito e sinceramente lo voglio davvero tantissimo. Comunque, nel complesso, due LR che non avevo, quindi GG a bestia, ragazzi. Non possiamo dire niente. Se FPF che. Baby, tanta robetta, ragazzuoli. Per questo video è tutto. Recuperate ovviamente ora che finisce questo tutti gli altri che ritrovate qua sopra nelle schede. Ovviamente tutti i link per seguirmi sugli altri social qua sotto in descrizione. Omega Stone, vi ricordo ovviamente i gruppi Telegram di LV. Siete Doc anche di Legends. Seguitemi su Instagram, Facebook, Twitch e Twitter. Detto questo, e let's go boys. E ciao a tutti.